Allora, per iniziare la maglia. Allora, io ho scaricato la foto sul computer, ho allargato l'immagine e ho contato quanti motivi ci sono sul davanti e sul dietro. Quindi suppongo che il davanti e il dietro sono uguali, e anche per le maniche. Sul davanti abbiamo 8 maglie alte separate da una catenella. 3 gruppi di 3 maglie alte, quindi 8 maglie alte separate da una catenella, una nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina. Per le maniche, 2 gruppi, 2 moduli di 5 maglie alte separate da una catenella, quindi 5 maglie alte, nocciolina, 5 maglie alte, nocciolina, e poi si ricomincia a lavorare 8 maglie alte, nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina. Quindi facendo il calcolo, io ho iniziato, ho fatto un campione con 136 catenelle. Vi faccio vedere il mio campione. Eccolo. Allora, provo a qua. Questo è il mio campione. Io ho iniziato, come dicevo, con 136 catenelle. La scollatura è abbastanza larga, ma dato che è una maglietta estiva, è molto traforata, quindi una scollatura così larga, tipo barchetta, va benissimo. Poi, se volete una scollatura un pochino più stretta, togliete. Io, per esempio, qui sul davanti ho fatto 8 maglie alte, nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina, ne fate 6 maglie alte, 6 maglie alte, 6 maglie alte, 6 maglie alte. Quindi fate 3 gruppetti di 6 maglie alte, fate 6 maglie alte separate da una catenella, nocciolina, 6 maglie alte, nocciolina, 6 maglie alte, nocciolina, e quindi la scollatura è più stretta, ok? Poi man mano che andate avanti, ovviamente con gli aumenti si arriva alla taglia, perché quando noi iniziamo una lavorazione top down e facciamo delle catenelle, questa è la scollatura che noi decidiamo. Insomma, è la scollatura che noi vogliamo ottenere, ok? A me le maglie estive, soprattutto belle scollate, aperte, a me piacciono molto. Poi ripeto, questa è traforata, quindi questa scollatura così sta benissimo. Quindi dicevo, man mano che poi si aumenta, si arriva alla nostra taglia, perché il lavoro si allarga. Ora, per fare questo lavoro, io lavoro con un filato chiaro, in modo che possiate vedere bene i punti, e lavoro con questo filato che ho già usato. È un filato della Mistico Filati Miss Baby Soft. Questo è un gomitolo da 50 grammi, 175 metri. Si lavora con l'uncinetto del 3, 3 e mezzo. Va bene anche con l'uncinetto del numero 4. Allora, adesso prendo l'uncinetto. Io lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo. Bene, iniziamo. Allora, inizio con 136 catenelle. Ho fatto le mie catenelle e ho chiuso a cerchio nella prima catenella. Adesso faccio una catenella, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa. Preparo una base di maglie basse, quindi lavoro 136 maglie basse. Quindi lavoro in ogni catenella una maglia bassa, facendo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non mi trovo con il lavoro se salto una catenella. Allora, questa è troppo stretta, ecco così. Allora, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro.
Alla fine del giro vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una di separazione. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Vado avanti così per tutto il giro. Quindi faccio la maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Eccomi, sono quasi alla fine del giro, devo lavorare l'ultima maglia alta, quindi salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, una catenella. Adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora, per essere giusti con il lavoro, dobbiamo ottenere 68 maglie alte. Adesso iniziamo la lavorazione. Facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Nell'archetto di una catenella lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4. Facciamo la prima nocciolina. Allora, stacco l'uncinetto dal punto e vado sulla prima maglia alta delle 4. Quindi qui abbiamo fatto una maglia alta e poi 1, 2, 3, 4. Vado sulla prima delle 4 maglie, riprendo il filo e chiudo. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Quindi questa è la prima maglia di 5 maglie alte. Dobbiamo adesso lavorare due gruppetti di 5 maglie alte, quindi questa è 1, una catenella di separazione, vado nella maglia seguente, 2 catenella, maglia seguente, 3 catenella, maglia seguente, 4 catenella, maglia seguente, 5. Quindi qui abbiamo una maglia alta dopo la nocciolina 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto di una catenella lavoro una nocciolina. Quindi faccio 4 maglie alte, 2, 3, 4. La nocciolina si può fare anche con 5 maglie alte. Io comunque preferisco lavorare con 4 maglie alte. Quindi ho staccato l'uncinetto dall'ultima maglia alta e vado sulla prima delle 4. 1, 2, 3, 4. Prendo il filo e chiudo le mie maglie, se riesco. Ok. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Quindi questa è la prima di 5 maglie. Quindi 1 catenella, maglia seguente, 2 catenella, maglia seguente, 3 catenella, maglia seguente, 4 catenella, maglia seguente, 5. Adesso nell'archetto di una catenella lavoro una nocciolina, 1, 2, 3, 4. Stacco l'uncinetto, vado sulla prima maglia delle 4, qui abbiamo una maglia alta, quindi vado sulla prima delle 4, 1, 2, 3, 4. Così prendo il filo e chiudo. Una maglia alta nella maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare 8 maglie alte separate da una catenella. Quindi queste sono le maniche. Prendo dei marcapunti. Quindi queste 1, 2. E questa è la prima manica. Adesso lavoro 8 maglie alte separate da una catenella. Allora, questa è la prima maglia, 1 catenella, maglia seguente,
2 catenella, maglia seguente, 3 catenella, maglia seguente, 4 catenella, 5 catenella, 6 catenella, 7 catenella, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'archetto lavoriamo una nocciolina, quindi faccio 4 maglie alte. 2, 3, 4. Una maglia alta nella maglia alta. Quindi questo è il primo gruppetto di 8 maglie alte. Adesso devo lavorare il secondo e poi il terzo. Quindi questa è la prima maglia, una catenella. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Nell'archetto lavoro una nocciolina. 1, 2, 3, 4. Una maglia alta nella maglia alta. Quindi abbiamo fatto 1. Il primo gruppo di 8 maglie alte, il secondo gruppo di 8 maglie alte e qui abbiamo una nocciolina. Adesso devo fare il terzo gruppo, quindi ho fatto 1 catenella, maglia alta nella maglia seguente, 2 catenella, 3 4 5 6 7 8 una nocciolina nell'archetto di una catenella 1 2 3 4 una maglia alta nella maglia alta, quindi abbiamo fatto 3 gruppi di 8 maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere la manica, dobbiamo fare 2 gruppetti di 5 maglie alte. Qui ho fatto la prima, 1 catenella, maglia seguente, 2 maglia seguente, 3 maglia seguente, 4 maglia seguente, 5. Una nocciolina nell'archetto di una catenella. 3, 1 maglia alta nella maglia alta. Lavoro il secondo gruppo di 5 maglie alte. Quindi ho fatto una maglia alta e la seconda maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi sono 3, 4, 5. Una nocciolina nell'archetto. 2, 3, 4. Vediamo se trovo. Ecco. Questa è la manica. 1
2. Adesso per finire devo lavorare 3 gruppetti di 8 maglie alte. Quindi faccio 8 maglie alte, lavoro le 8 maglie alte, poi faccio una nocciolina. Qui abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'archetto lavoro una nocciolina, nella maglia seguente lavoro una maglia alta, poi 8 maglie alte, nocciolina, 8 maglie alte, nocciolina. Ok? Quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono quasi alla fine del giro, devo lavorare le mie ultime 8 maglie alte, quindi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui abbiamo l'ultima maglia alta, l'ottava, quindi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più una di separazione. Salto la nocciolina e vado nella maglia alta. Nella maglia alta seguente lavoro una maglia alta, catenella, maglia seguente, maglia alta, catenella, maglia seguente, maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta, catenella. Qui abbiamo una maglia alta, una nocciolina, una maglia alta, quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta, catenella, salto la nocciolina e vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta, catenella, maglia alta, nella maglia alta. Vado avanti così per tutto il giro. Allora, voglio entrare proprio dentro la maglia. Qui abbiamo la nocciolina, quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, salto la nocciolina e vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta. Andiamo avanti, ci ritroviamo alla fine del giro, dopodiché iniziamo a fare i primi aumenti. Eccomi, arrivata alla fine del giro, ho lavorato la mia ultima maglia alta, una catenella, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Ecco, qui dove ho messo i marcapunti, iniziamo adesso, con gli aumenti. Allora faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Nella stessa maglia lavoro ancora una maglia alta. Nell'archetto di una catenella lavoro una nocciolina. Quindi faccio 4 maglie alte. 3, 4. Oh, scusate, ho fatto una maglia in più. Allora, 1, 2, 3, 4. Quindi qui abbiamo 2 maglie alte e poi 4 maglie alte per fare la nocciolina. Quindi chiudo. Allora, scusate. Allora. Ok, ce l'ho fatta. Adesso vado nella maglia seguente e lavoro nella stessa maglia 2 maglie alte. 1, 2, una catenella, maglia seguente, maglia alta, catenella. Lavoro una maglia alta in ogni maglia alta separata da una catenella. Allora, ho fatto le mie maglie alte, qui mi trovo una nocciolina e quindi lavoro 4 maglie alte, 2, 3, 4, maglie alta, faccio vedere, ecco, so se si riesce a vedere, dobbiamo lavorare le noccioline, dobbiamo fare
Un giro lavoriamo le noccioline e un giro lavoriamo un giro a punto rete, quindi facciamo una maglia alta e una catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione. Quindi dobbiamo seguire le noccioline, ok? Una catenella, maglia alta nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta. Qui mi trovo la nocciolina dove ho il marcapunti, devo fare gli aumenti. Quindi lavoro nella stessa maglia 2 maglie alte, 1, 2, una nocciolina nell'archetto. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Nella maglia seguente lavoro 2 maglie alte, 1, 2, lavoro le mie maglie alte e qui lavoro una nocciolina, quindi faccio una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Catenella, ecco, lavoro la maglia alta e nell'archetto lavoro una nocciolina, quindi faccio 4 maglie alte, 2, 3, 4, maglia alta. Catenella, maglia alta. Vado avanti, arrivo qui dove dobbiamo lavorare l'altra manica, quindi facciamo gli aumenti, ok? Dove abbiamo i marcapunti, dobbiamo fare gli aumenti. Eccomi, sono arrivata alla seconda manica, dobbiamo lavorare la manica. Quindi qui abbiamo il marcapunti e dobbiamo lavorare un aumento sulla maglia alta, proprio dove si trova la nocciolina. Quindi facciamo nella maglia alta 2 maglie alte, 1, 2, una nocciolina nell'archetto. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 2 maglie alte nella maglia seguente. 2, ok, una catenella, maglia alta, nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui devo lavorare una nocciolina. 2, 2, 3, 4, una maglia alta nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella. E qui devo lavorare i miei aumenti. Allora vado nella prima maglia e lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Una nocciolina nell'archetto di una catenella. 2, 3, 4. Una maglia alta nella maglia alta. Rientro, maglia alta, una catenella e vado avanti fino alla fine del giro. Quindi qui dobbiamo lavorare le noccioline. Qui abbiamo una nocciolina, quindi sulla nocciolina qui
facciamo le nostre maglie alte, nocciolina, maglie alte, nocciolina e arriviamo qui alla fine del giro. Allora, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie maglie alte separate da una catenella, vado a chiudere nella terza catenella, qui dove abbiamo iniziato con le 3 catenelle, nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare un giro a punto rete, quindi facciamo una catenella, scusate, una maglia alta e una catenella di separazione, quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 più una di separazione. Qui ho lavorato due maglie alte nella stessa maglia, quindi faccio una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta. Catenella, salto la nocciolina, vado nella maglia alta. Allora qui le maglie si nascondono un pochino. Qui abbiamo due maglie alte, abbiamo fatto gli aumenti, quindi vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta, catenella, maglia seguente, maglia alta, una catenella, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, catenella, maglia alta nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Qui abbiamo una nocciolina, una maglia alta, una nocciolina, una maglia alta. Quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, salto la nocciolina, maglia alta nella maglia seguente. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui abbiamo dove abbiamo fatto gli aumenti, quindi due maglie alte nella stessa maglia, una nocciolina e due maglie alte. Vado sulla prima maglia dove abbiamo fatto gli aumenti. Una catenella, vado nella seconda maglia e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto la nocciolina, qui abbiamo due maglie alte, quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta nella maglia seguente. Bene, vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Finito il giro, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Inizio facendo 3 catenelle, che sono la prima maglia alta più una di separazione. Quindi vado nella maglia seguente. E lavoro ancora un aumento, quindi lavoro due maglie alte nella stessa maglia, 1, 2, una nocciolina nell'archetto di una catenella, 1, 2, 3, 4, maglia seguente, due maglie alte, 1, rientro, 2. Una catenella, maglia alta nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta nella maglia seguente, catenella. Qui abbiamo la nocciolina, quindi dobbiamo lavorare una nocciolina. 4 maglie alte, 1. 2, 3, 4, una maglia alta nella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta, quindi devo fare adesso nella seconda, diciamo qui nel secondo angolo, ecco, chiamiamolo così, dobbiamo fare ancora gli aumenti. Quindi qui dove mi trovo la nocciolina, abbiamo una maglia alta sulla maglia alta, quindi vado qui e
lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una nocciolina nel larghetto di una catenella, 1, 2, 3, 4. Quindi qui ho fatto le 2 maglie alte, ho fatto l'aumento e vado sulla quarta maglia alta, quindi fa 1, 2, 3, 4. Così. E 2 maglie alte nella maglia seguente. Una catenella e vado avanti fino alla fine del giro. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare punto rete. E qui dove abbiamo fatto gli aumenti, dove abbiamo lavorato 2 maglie alte, dobbiamo fare come nel giro precedente. Qui abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi facciamo qui una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ok? Quindi continuo la lavorazione fino, almeno io seguo la foto. Sto seguendo proprio alla lettera la foto. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 noccioline. Quindi ne abbiamo fatte 3, devo farne ancora 2. Dopodiché iniziamo qua. Dobbiamo fare ancora, aggiungiamo una nocciolina. Vedete? Quindi facciamo, arriviamo a questi giri. 1, 2, 3, 4. Alla quinta nocciolina ci ritroviamo, ok? Allora, sono andata avanti con il mio lavoro, ho fatto gli aumenti fino ad ottenere 5 noccioline. Qui ho messo dei marcapunti. Allora, dobbiamo aggiungere adesso una nocciolina, come nella foto. Vediamo se riesco a. Ecco, dobbiamo aggiungere una nocciolina. Ok, allora qui è dove facciamo gli aumenti, 2 maglie alte, una nocciolina e 2 maglie alte, quindi io ho saltato un foro e nel secondo foro ho messo un marcapunti. La stessa cosa da questa parte. Ecco, sono sul davanti del lavoro. Qui dove facciamo la nocciolina, 2 maglie alte, quindi salto un foro. E nel secondo foro ho messo un marcapunti, la stessa cosa dall'altra parte. Ok, ora inizio 1, 2, 3, 4, maglia seguente, maglia alta, catenella. Maglia seguente, maglia alta. Dove ho messo il marcapunti? Qui non dobbiamo fare gli aumenti. Gli aumenti li dobbiamo continuare a fare gli aumenti dove li abbiamo sempre fatti. Qui, va bene? Ora, dove ho il marcapunti, faccio una nocciolina. 1, 2, 3, 4. Una maglia alta nella maglia alta. Catenella. Ecco, qui adesso devo fare 2 maglie alte, una nocciolina e 2 maglie alte. Quindi faccio 1, 2, poi 4 maglie alte, 2, 3, 4, quindi 1, 2, 3, vado sulla quarta maglia. E nella seconda maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e adesso mi lavoro la manica, la parte della manica. Qui devo fare la mia nocciolina e arrivo qui dove mi trovo il secondo aumento. Eccomi, sono arrivata qui dove devo fare il secondo aumento, quindi lavoro 2 maglie alte,
una nocciolina nell'archetto di una catenella, 2, 3, 4, 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, una maglia alta nella maglia seguente e qui lavoro una nocciolina, 1, 2, 3, 4, maglia alta nella maglia alta. Una catenella e adesso continuo la mia lavorazione. Ok? Lavoro qui dove ho messo i marcapunti, lavoro una nocciolina. E qui devo fare gli aumenti. Quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro e poi dopodiché andate avanti da sole. Eccomi. Allora, sono arrivata alla fine del giro. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Inizio 1, 2, 3, 4 catenelle e adesso lavoro il mio giro a punto rete. Ecco, qui mi trovo la nocciolina che ho aggiunto e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Una catenella, maglia alta. Qui abbiamo gli aumenti, quindi vado sulla prima maglia, lavoro una maglia alta, una catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta. Allora, per farvi vedere, come ho già detto prima, dobbiamo fare gli aumenti dove li abbiamo sempre fatti, qui. Quindi qui nella nocciolina che abbiamo aggiunto, scusate, ogni tanto la lingua si inceppa. La nocciolina che abbiamo aggiunto non dobbiamo fare gli aumenti, li dobbiamo continuare a farli sempre qui, ok? Quindi dobbiamo continuare la lavorazione fino con gli aumenti, fino ad arrivare al sottobraccio, va bene? Quindi ad ogni giro, nel prossimo giro, adesso io sto facendo il giro a punto rete, nel prossimo giro devo lavorare una nocciolina sulla nocciolina, ok? Lavorando fino a ad arrivare al sottobraccio, dopodiché poi ci ritroviamo. Mi è caduto anche l'uncinetto. A dopo. Bene, rieccomi. Arrivata all'altezza degli scalfi, io ho lavorato per 23 centimetri, 22, 23 centimetri, 23. Ecco, qui abbiamo aggiunto una nocciolina, quindi qui non si fanno gli aumenti si fanno solo qui dove abbiamo iniziato, ok? Quindi adesso mi trovo, sto facendo il giro dove facciamo il giro a punto rete, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Adesso chiudo le mie maniche e faccio, quindi ho fatto la mia maglia alta, una catenella, maglia alta, catenella, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, poi 1, 2, 3, 4, prendo l'altra metà della manica, quindi le due maglie alte salto anche la nocciolina e vado nella prima maglia alta. E lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta nella maglia seguente, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Ecco,
Io ho aggiunto 4 catenelle. Se 4 catenelle per voi sono poche, aggiungete 6, 6, 8. Comunque 4 penso che vanno bene. Io la mia maglia l'ho provata e a me va bene, vanno benissimo. 22-23 centimetri vanno più che bene. Bene, continuo la mia lavorazione adesso. Devo lavorare, come dicevo, un giro tutto a punto rete. E poi chiudo l'altra manica. Chiudendo l'altra manica, poi il lavoro è molto semplice e facile perché dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Dopodiché facciamo il bordino come nella foto. Ok. Bene, lavoro anche l'altra manica e poi ci ritroviamo alla fine del giro, ok? Bene, finito il giro a punto rete, ho iniziato il mio giro dove lavoro le noccioline. Ora mi trovo qui dove abbiamo aggiunto le catenelle. Quindi io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, maglia seguente, 6, 6, 7, catenella, salto una maglia, 8, 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella maglia seguente lavoro una nocciolina, 2, 3, 4. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, catenella, maglia alta, prendo un po' di filo, catenella, maglia alta, catenella, ecco qui lavoro la mia nocciolina, 1, 2, 3, 4. Quindi ho aggiunto una nocciolina proprio qui dove abbiamo unito, abbiamo fatto le 4 catenelle, quindi mi trovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi 1, 2, 3, 4. Qui ho lavorato due maglie nella stessa maglia. Scusate, ho sbagliato. Allora, quindi dovrei fare 8 maglie alte, 8 maglie alte da questa parte e 8, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Ecco. E poi qui lavoro la mia nocciolina. 3, 4. Allora, se aggiungete più catenelle, io ho aggiunto 4 catenelle,
aggiungete 6 o 8 catenelle. Se le maglie alte, se non sono 8 ma sono 9 o 10 maglie alte, non importa, non fa caso, ecco, va bene. Se dovete allargare un po' la maglia. Bene, adesso penso che potete andare avanti da sole. Dopo il primo giro delle noccioline, poi dobbiamo fare il secondo giro del punto rete e così via. Va bene, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io adesso vado avanti, ci ritroviamo dopo. Nel frattempo, adesso io cambio anche uncinetto, lavoro con l'uncinetto del numero 4. Allora, fino adesso ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo. Adesso cambio e lavoro con l'uncinetto del 4 per allargare un pochino il lavoro. Bene, ci ritroviamo quando arrivo alla lunghezza e poi facciamo il bordino. Rieccomi. Allora, io sono andata avanti, ho lavorato la mia maglia. Ho lavorato partendo sotto il braccio. 28-29 centimetri. La mia maglia è larga. Vediamo, metto bene. Allora, la mia maglia è 49 centimetri larga. In tutto, partendo dalla spalla, è lunga 51-52 centimetri. Ora dobbiamo fare il bordo della maglia. Allora, io ho finito il mio giro dove facciamo il punto rete, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nella maglia i miei fori non sono tutti uguali. Qui, per esempio, ho 2, 4, 6, 8 fori ed è la parte centrale dove ho iniziato con 8, le 8 maglie, le 8 catenelle. Ho fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta, saltando una maglia. Quindi qui al centro della maglia mi trovo 8 maglie alte. Qui invece mi trovo 2, 4, 6, 8, 10 maglie. In queste maglie adesso iniziamo con il punto nocciolina e dobbiamo ottenere 5 archetti di 4 maglie alte, di 4 catenelle. Ok? 4-5 catenelle, ancora devo decidere, vediamo. Perché voglio seguire il disegno della maglia. Qui, per esempio, nella maglia della foto, qui ho contato 1, 2, 3, 4 fori, quindi 4 archetti. E qui sono 5 archetti, però io ho provato a fare il bordino e non mi viene bene. Quindi dobbiamo in queste 8 maglie alte dobbiamo fare 5 archetti di catenelle. Ok, prendo il filo e iniziamo. Allora, iniziamo. Quindi mi sono agganciata qui dove abbiamo la nocciolina, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 2 e le 3 catenelle sono una maglia alta, quindi in tutto 4 maglie. Vado nella prima maglia, le 3 catenelle, e chiudo. Faccio 3 catenelle, rientro, lavoro 4 maglie alte, 3, 4. Vado sulla prima maglia e chiudo. 3 catenelle, rientro ancora,
faccio una nocciolina. 1, 2, 3, 4, 15, 3 noccioline, 2 catenelle. Vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa. Ecco, qui mi trovo 2, 4, 6, 8 maglie alte. In queste 8 maglie alte devo fare 5 archetti. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Maglia seguente, archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, archetto seguente. Si vado nella maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi ho fatto 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle. Adesso qui devo lavorare 3 noccioline. 1, 2, 3. 4, vado sulla prima maglia, riprendo il filo e chiudo 1, 2, 3 catenelle, rientro, lavoro una nocciolina, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle, rientro ancora e faccio una nocciolina, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto seguente, cioè 1, 2, 3, 4, 5, quindi qui mi trovo 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, devo contare bene, devo guardare 2, 3, 4, 5 per inserire i 5 archetti. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. No, qui no. Allora, facciamo qui. Ci sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco. E adesso 2 catenelle e qui mi lavoro le noccioline. 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle, nocciolina, 2, 3, 4, 3 catenelle. E lavoro la terza. 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, maglia bassa. Ok? Ecco. Quindi continuo per tutto il giro. Eccomi, sono alla fine del giro. Ho finito il mio giro. Quindi ho inserito 5 archetti. Qui dove abbiamo il giro delle maglie alte separate da una catenella. Ora chiudo qui nell'archetto delle 3 catenelle, quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. Ora in ogni archetto devo lavorare 2 noccioline separate da 3 catenelle. Quindi faccio la prima, 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 2, 3. Vado nella terza catenella iniziale, qui abbiamo iniziato con 3 catenelle, riprendo il filo e chiudo 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro nell'archetto e lavoro 4 maglie alte. 2,
3, 4. Entro nella prima maglia, riprendo il filo e chiudo. Ora, per andare nel prossimo archetto, facciamo 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado nell'archetto qui tra le due noccioline e lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Stacco l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il filo e chiudo. 3 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora una nocciolina. 3, 4. Poi 2 catenelle. Adesso vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto seguente, maglia bassa, 5 catenelle. Vado nell'ultimo archetto e lavoro una maglia bassa, quindi adesso mi trovo 1, 2, 3, 4 archetti, 2 catenelle e qui mi lavoro le noccioline. Quindi vado nel primo archetto e mi lavoro una nocciolina, 3 catenelle di separazione, rientro, nocciolina. 3 catenelle di separazione, vado nel prossimo archetto e lavoro una nocciolina, 3 catenelle e una nocciolina. Ok? Così. Per tutto il giro. Eccomi, allora finito il mio giro, vado a chiudere qui dove abbiamo le 3 catenelle, quindi entro nelle 3 catenelle e faccio una maglia bassissima. E adesso ricomincio ancora con le noccioline, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nell'archetto e lavoro ancora 3 maglie alte, 2, 3, vado nella prima maglia, quindi la terza catenella, abbiamo iniziato con 3 catenelle, 3 catenelle, rientro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Tre catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto seguente e faccio 1, 2, 3, 4. 3 catenelle. Rientro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. 3 catenelle, prossimo archetto, nocciolina, 2, 3, 4. 3 catenelle, rientro, nocciolina, 2, 3, 4, 2 catenelle, maglia bassa nel primo archetto, 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nel prossimo archetto, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 2 catenelle e qui in ogni archetto mi lavoro 2 noccioline separate da 3 catenelle, quindi faccio 2 noccioline, poi
poi 3 catenelle, 2 noccioline, 3 catenelle, 2 noccioline, va bene? Quindi adesso io faccio questo giro, che è il terzo giro, poi farò il quarto giro. Quindi mi raccomando, dobbiamo lavorare 2 noccioline in ogni archetto. E quando passiamo nel prossimo archetto dobbiamo fare 3 catenelle, ok? Quindi faccio 1, 2, 3, ci ritroviamo al quarto giro, ok? Quindi a dopo. Rieccomi. Allora, io ho fatto i miei 4 giri di noccioline. Adesso dobbiamo lavorare il quinto giro. Vi faccio vedere. E qui nel quinto giro, allora, dobbiamo lavorare l'ultimo giro una nocciolina in ogni archetto, quindi non facciamo 2 noccioline, ma ne facciamo una. Ok? Quindi inizio. Sono nel primo archetto, faccio 1, 2, 3 catenelle. Rientro e lavoro ancora 3 maglie alte. Vado nella prima catenella, riprendo il filo e chiudo. Allora, questa volta faccio 2 catenelle, 1, 2. Vado nell'archetto seguente e lavoro una nocciolina. 2, 3, 4. Prendo la prima maglia e chiudo. 2 catenelle. Archetto seguente, nocciolina 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, archetto seguente, nocciolina 2, 3, 4, 2 catenelle, nocciolina, 2, 3, 2 catenelle, ecco, sono alla fine. Lavoro l'ultima nocciolina e qui continuo, faccio 2 catenelle. Qui ho gli ultimi due archi, quindi vado nel primo e lavoro una maglia bassa, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nell'archetto seguente, 2 catenelle e ricomincio a lavorare una nocciolina in ogni archetto. Bene, arrivo alla fine del giro. Allora, finito il giro, ho chiuso nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima. Adesso facciamo 4 catenelle. Vado nella prima catenella e faccio una maglia bassissima, così. 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Vado nell'archetto seguente, lavoro una maglia bassa, poi 1, 2, 3, 4. Entro qui dove mi trovo le due costine e faccio una maglia bassissima. 2 catenelle,
Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Vado nell'archetto seguente e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. Maglia bassissima. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. No, scusate, 2 catenelle. Rientro nell'archetto, maglia bassa, così. Archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3, 4. Vado alla base della maglia bassa e faccio una maglia bassissima. 2 catenelle. Rientro nell'archetto, maglia bassa. Vado nell'archetto seguente e continuo, quindi una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, faccio ok, 2 catenelle, rientro, maglia bassa. Continuo fino ad arrivare qui all'ultimo archetto. Eccomi, arrivata al mio ultimo archetto, faccio 2 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, e poi ricomincio a lavorare dove mi trovo le noccioline, quindi lavoro i pippiolini o i picot. 1, 2, 3, 4. Allora. Catenelle, rientro, maglia bassa. Okay. Fino alla fine del giro, poi stacchiamo il filo e nascondiamo le codine. Ora vi faccio vedere come continuare la manica. Io comunque la manica ne ho fatta una, è abbastanza corta. Faccio vedere. Ecco, io ho fatto una manica. Ho ripreso la lavorazione, ho ripreso a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta e sono andata avanti per 5 giri. Alla fine ho fatto 2 giri a maglia bassa. Allora, riprendiamo la lavorazione della manica. Allora, qui dove abbiamo chiuso, mi trovo una maglia alta, una nocciolina e una maglia alta. Inizio da qui, proprio dalla maglia alta. Allora, le maniche le lavoro con l'uncinetto del numero 3. La mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo e il bordo con l'uncinetto del numero 4. Allora, entro nella maglia alta, faccio 3 catenelle, 1 più una. Salto la nocciolina, vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, maglia alta. Nella maglia alta, catenella, maglia alta. Dobbiamo saltare la nocciolina, quindi lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. La nocciolina, questa è proprio sulla spalla, quindi faccio il giro e ci ritroviamo qui alla fine del giro. Allora, sono alla fine del giro, quindi qui ho lavorato una maglia alta, ho saltato la nocciolina, una maglia alta nella maglia alta, una maglia alta, poi qui mi trovo un'altra nocciolina, quindi ho fatto una maglia alta sulla maglia alta, una catenella e una maglia alta sulla maglia alta. Ok? Quindi adesso lavoro l'ultima maglia alta e poi chiudo.
chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, quindi io mi trovo 33 maglie alte. Ora faccio 1, 2, 3, 4, maglia alta nella maglia seguente, catenella, maglia alta nella maglia seguente e così via. Io ho lavorato per 5 giri. Qui dobbiamo lavorare la nocciolina, dobbiamo continuare il motivo. Allora, io ho fatto una manica abbastanza corta. Voi, se volete, potete continuare, potete fare una manica un po' più lunga, tre quarti o proprio lunga. Io invece questa volta ho preferito fare una manica proprio corta. Allora, ecco, questa è la mia manica. Quindi, iniziata la mia manica, io sono andata avanti per 5 giri e poi alla fine ho lavorato un giro a maglia bassa. Quindi ho lavorato una maglia bassa sulla maglia alta e una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Maglia bassa sulla maglia alta, maglia bassa nell'archetto. E questa, così la manica è finita. Ok? Bene. Continuate con la vostra manica. Io finisco il bordino, la mia manica, poi nascondo tutti i fili e la metto sul manichino. Vi faccio vedere come viene indossata. Sul manichino adatterò la maglia al manichino. La maglia è abbastanza larga, è una taglia 46 e anche può andare bene anche per una 48. Ok? Quindi non fatevi ingannare dal manichino perché io lo adatto, metto degli spilli dietro per farvi vedere la maglia, il modellino della maglia, ecco. Bene, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video insomma, è stato gradito e niente, ci vediamo alla prossima volta. Un bacione a tutti, ciao.